con Federico Borgna, presidente della provincia di Cuneo e anche sindaco ovviamente della città. Nuovo plesso scolastico avrà presentato poc'anzi. Lei ha già detto in un suo precedente intervento che con quest'opera la provincia investe sul futuro e sui giovani. Ecco, le volevo chiedere appunto a riguardo un commento. Beh, questa è una delle opere con le quali la provincia investe sul futuro e investe sui giovani, perché l'edilizia scolastica in questi 7 anni di nostra amministrazione è stata la priorità degli investimenti della provincia, in una situazione di difficoltà enorme, prima per la gestione della riforma, poi per la mancanza di soldi, poi per la mancanza di personale. Comunque abbiamo acquisito in questi anni una capacità di andare a recuperare risorse importante, e perciò è una delle scuole nuove che andiamo a realizzare in provincia e fa parte di quasi 50 milioni di euro di investimenti che stiamo facendo sul patrimonio dell'edilizia scolastica che abbiamo fatto negli anni recenti. Questa qui di Bra è una scuola bella, nuova, accessibile, accogliente per 900 ragazzi in una bella zona della città, sarà fruibile, efficiente dal punto di vista ambientale, perché come è stato anche detto bene oggi, la scuola si fa con 3 fattori, gli alunni, gli insegnanti e la scuola, proprio intesa come fabbricato. Riuscire a fare un bel mix di questi 3 ingredienti vuol dire dare un'istruzione di qualità e quindi un futuro di qualità ai nostri ragazzi e quindi alla nostra comunità. Allora, lei ha detto prima che il cantiere partirà nella prossima primavera. È un progetto che ha un costo totale di 9 milioni e mezzo di euro, quindi un progetto ambizioso, ma come ha detto lei è un progetto veramente importante. È un progetto importante, i soldi sono già a bilancio, una cosa che mi fa piacere dire è che parte di queste risorse sono fondi provinciali e parte di queste risorse sono del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono i primi fondi del PNRR che vengono spesi in provincia di Cuneo e quindi in qualche modo nel futuro dei nostri ragazzi c'è anche un pezzo di Europa e il PNRR è un bel pezzo di Europa da raccontare ai nostri ragazzi in futuro.